La smerigliatrice angolare è adatta per la lavorazione di pietra, cemento o metallo e per la sbavatura del metallo. Operazioni preliminari all'uso della smerigliatrice. Non inserire mai la spina nella presa di corrente durante le operazioni preliminari. Montare l'impugnatura sulla macchina nella posizione desiderata. Bloccare l'asse premendo il pulsante rosso di blocco sull'estremità superiore della macchina. Tenere premuto il pulsante di blocco e svitare il controdado con l'apposita chiave. Rimuovere il controdado e poi il disco. Usare la macchina con la calotta della mola rivolta verso l'alto e rilasciare la leva di bloccaggio. Ruotare la calotta di protezione orientando la parte scoperta in direzione della superficie di lavoro. Bloccare la leva di bloccaggio. Montare il disco di smerigliatura o il disco di sbavatura con il lato bombato verso il basso. In caso di utilizzo di un disco di smerigliatura al diamante, la freccia sul disco e quella sull'estremità superiore della macchina dovranno essere orientate nella stessa direzione. Bloccare l'asse premendo il pulsante di blocco ed avvitare il controdado sull'asse. Tenere premuto il pulsante di blocco ed avvitare completamente il controdado con l'apposita chiave. Utilizzo della smerigliatrice angolare. Inserire la spina nella presa di corrente. Afferrare saldamente la macchina per l'impugnatura principale e per l'impugnatura aggiuntiva. Premere l'interruttore on-off sull'impugnatura. Avviare il disco e portarlo a velocità. Per spegnere la macchina, ritirarla dalla superficie di lavoro e lasciare l'interruttore. Attendere che il disco sia completamente fermo. Dopo l'uso, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente e pulire la macchina.